Lore, dai, ammettilo, guarda dove ti ho portato questa volta. Sì, Igor, hai ragione, questa volta ti sei superato, hai cambiato posto e l'hai fatto con uno dei posti migliori al mondo per provare delle moto, il Mugello Circuit, il massimo. È vero, e adesso però di anche perché ti ho portato qua. Mi hai portato qui perché avevamo non una ma ben due R7 da provare. La realtà è che quando tu sei tornato dalla presentazione stampa della versione di serie, me l'hai magnificata parlando di una ciclistica da sportiva vera, tanto divertimento, guida in pista da sganasciarsi dalle risate, e io sinceramente con poco più di 73 cavalli dichiarati ti ho preso un po' per un qua qua qua, per un pazzerello che raccontava stupidaggini, e allora ti ho sfidato, ho detto andiamo su una pista vera assieme a provarle, e quando abbiamo chiesto la moto Yamaha cosa è saltata fuori? Non una seconda R7 per ingarellarci, ma la R7 preparata da trofeo, quindi meglio ancora. Qualcuno diceva non libidine ma doppia libidine, e direi di più, libidine coi fiocchi. Allora, se sei d'accordo, prima di cominciare farei una piccola premessa sull'R7 in generale. Tantissimi, ma proprio tantissimi lettori ci hanno detto ma come mai Yamaha ha deciso di chiamare R7 questa che alla fine è un entry level, oltraggiando un po' la leggenda della R7YZF originale, ovvero la moto che ha corso nel mondiale Superbike più di 20 anni fa. Una homologation special leggendaria. Una homologation special leggendaria, motore 4 cilindri 750, ricercatissima dai collezionisti e tuttora molto amata dagli smanettoni. E alla fine noi abbiamo chiesto a quelli di Yamaha perché non eravamo così in disaccordo con queste critiche, e loro ci hanno dato una risposta abbastanza ovvia. Il punto è che queste sono per l'appunto delle sportive entry level, ovvero spinte da motori da 70 cavalli, e sono rivolte a un pubblico tendenzialmente giovane, gente che magari ha già fatto la patente da un po' e vuole fare uno step successivo. Quindi superiore. Gente giovane non sei tu. Però me l'hanno spiegato bene lo stesso. Ti hanno comunque voluto spiegare, ma secondo me non ce l'avevano con te. Però prosegui, prosegui. Vogliono fare quindi un ulteriore step verso l'alto oltre le 300 e invece di passare alla 1000 come un R1 scelgono appunto questo R7. Parliamo di gente intorno ai 25 anni o comunque giù di lì. Beh, se fai due calcoli, quelli che oggi hanno 25 anni a inizio 2000 erano appena nati. Perciò molto probabilmente non sapevano neanche dell'esistenza dell'R7 originale. E infatti ce l'hanno confermato. Tutti quelli che sono andati dai concessionari per comprarsi questa nuova R7, e sono stati in tanti, assolutamente non sapevano neanche dell'esistenza della vecchia, cara, gloriosa R7. Vero, vero, può avere un senso. Io capisco tutte e due le campane. Capisco chi, ricordando l'R7 in pista nel Mondiale Superbike, storce il naso, però capisco anche Yamaha che ha riportato questa sigla su una moto completamente diversa, pensando alle nuove generazioni. Pensando alle nuove generazioni e alla sigla sulla nuova moto, vediamo un attimo di riassumere tecnicamente cos'è questa R7 moderna. Di base è la MT07, dunque abbiamo il bicilindrico CP2 da 689 cc, 73 e rotti cavalli dichiarati in questa versione Euro 5, un telaio tubolare in acciaio, e poi però la ciclistica cambia tutta. Esatto. Abbiamo infatti davanti una forcella a steli rovesciati e completamente regolabile, dietro un mono anch'esso regolabile, e poi ovviamente un diverso telaietto posteriore, i semimanubri, le piastre di sterzo più basse, la posizione da race replica pura, vera, incazzata. Quindi hanno ottenuto una super sportiva partendo da una naked, sì, con 73 cavalli, però come avremo modo di vedere, insomma, ce n'è per divertirsi alla grande. Come hai detto giustamente, Lore, questa che nasce teoricamente come sportiva entry level, in realtà da entry level ha soltanto il motore,
perché la cosa che mi ha impressionato notevolmente fin da quando l'ho provata per la prima volta ad Almeria è il fatto che in pratica sia un R6 di fatto, come ciclistica, come posizione di guida, come postura, come aggressività della posizione del pilota sui semimanubri. Devo dire che usandola anche su strada è la classica sportiva molto aggressiva, molto caricata, quindi non certo comoda. E questo fa capire che è una moto che tutto sommato nasce per la pista, nasce per andare forte e per farvi divertire quando la strapazzate tra i cordoli. Esattamente come abbiamo fatto oggi. Oggi ci siamo scambiati le due R7 un turno dopo l'altro, quella standard e quella da trofeo gommate uguali, quindi a parità di gomme, e abbiamo potuto da un lato confermare queste sensazioni che hai avuto tu in termini di sportività, dall'altro cogliere un po' le sfumature, quello che cambia in termini di guida con questa preparazione da trofeo che tutto sommato è abbastanza leggera. Se vogliamo dirla tutta, su questo esemplare abbiamo solo un diverso, completamente diverso setup dell'anteriore, con anche la moto più alta, il mono Ohlins e poi lo scarico completo a Krapovic, la mappatura dedicata e tutta una serie di piccole chicche, accessori racing come il paraleva o i supporti per il cavalletto da paddock. E questo significa tirare fuori il potenziale di una moto molto sportiva con pochi pezzi. Io che la R7 di serie non l'avevo provata e che, come ti dicevo, nutrivo un po' dei dubbi sulle sensazioni che mi avevi riportato, sono invece rimasto stupitissimo, proprio iniziando dalla R7 di serie, da quanto si è trovata a suo agio al Mugello. Ora, a scanso di equivoci, il rettilineo dei box da 1 chilometro rotti effettivamente passa con una certa lentezza, non ci si può fare niente. Io facevo le parole crociate, tu cosa facevi? Io ho installato campo minato sulla strumentazione e mi dedicavo al campo minato. Ho vinto un paio di partite. Esatto, riuscivo a farle prima di arrivare alla fine del rettilineo. Esatto, si possono fare un sacco di giochi mentre si fa il rettilineo del Mugello con l'R7, ma questo in realtà vi dà anche un po' il tempo di respirare e di godervi tutto il resto del giro, dove la ciclistica mi ha davvero sorpreso. Sto parlando di quella di serie, perché non è assolutamente molle, anzi regge il gioco, è stabile, ha luce a terra in abbondanza. Io non ho mai grattato le pedane neanche su quella di serie, è super cattiva di posizione di guida, ma neanche così estrema da scadere nello spiacevole come io penso che sia quella di serie dell'R1. Sì, sono molto chiusi e spioventi i semimanubri, ma c'è dell'abitabilità e insomma io ho goduto davvero nello strapazzarla e mi dispiace dirlo, ma avevi proprio ragione. È vero, è una moto sorprendentemente affilata, cosa che non si può dire di nessun'altra sportiva entry level o media attuale, perché di solito sono tutte impostate alla guida stradale, quindi un po' mollaccione, un po' comode anche come postura. No, dimenticatevi quel concetto, la R7 è una vera sportiva ben determinata e che non si trova assolutamente fuori luogo in pista. Come hai sottolineato tu, le pedane, anche quelle che di solito sulle giapponesi di media cilindrata sono la prima cosa basse, che ti fa tribolare in pista. Esatto, di solito gratti le pedane subito, la prima curva un po' cattiva, questa assolutamente no. È una moto che se avesse i semimanubri un pochino più aperti potreste grattare il gomito anche abbastanza tranquillamente, ma guarda, cosa succede? Che parli di semimanubri un po' più aperti, la R7 kittata GYTR, tra le altre cose che non ho elencato prima, ha i semimanubri un po' più aperti. Non solo più aperti, sono anche forse un filo più lunghi, sono proprio un pelo più avanzati, restano abbastanza spioventi, ma proprio quell'apertura in più mi ha reso il gioco facile quando ho voluto fare gomito a terra alla bucine davanti al fotografo. Insomma, hai centrato un'altra volta il punto. Sarò tamarro, però cioè, che soddisfazione c'è venire al Mugello e non tornare col gomito della tuta grattata? Cioè, è una roba essenziale, cioè prima ancora di mettere la benzina nel serbatoio uno deve pensare di fare gomito a terra, lo sai? Vabbè, che mi arrabbio su queste perché cose. Perché sei giovane. Sarà perché io grattavo il gomito al Mugello che tu non eri ancora nato. Grattavo il gomito al Mugello e tu non eri ancora nato. E non so se è più un complimento per te, un insulto per me, un elicottero che passa. Lore, prima abbiamo detto che questa R7 ci mette un po' a fare il rettilineo del Mugello, però a scanso di equivoci noi di GPS abbiamo visto oltre 210 km all'ora, quindi non è
è che sia proprio una moto lentissima, però sono le particolari caratteristiche del motore che la fanno sembrare ancora più docile di quanto non sia in realtà. Perché il bicilindrico parallelo Yamaha da meno di 700 cm cubici, come si era già visto anche sull'MT-07, ha come dote principale quella della fluidità e dell'assoluta costanza di erogazione a qualsiasi regime. Voi spalancate a 3000 giri, a 6000 giri, a 8000 giri e sale ancora poco di lì e non c'è una gran differenza, e questo fa sì che bene o male per andare forte al Mugello non dobbiate neanche tanto utilizzare il cambio. Alla fine noi per tutto il giorno abbiamo usato solo terza e quarta, tranne che sul rettilineo dei box, per fare qualsiasi tipo di curva. E tra l'altro l'R7, quella volta che sbagliavamo marcia ed entravamo in quarta in una curva da terza, non disdegnava di portarci fuori dalla curva con un certo brio e soprattutto facendo tanta strada senza farvi pesare la potenza scaricata a terra. È assolutamente vero, poi c'è da dire che con le curve veloci al Mugello si è quasi sempre appunto con marce alte verso il limitatore di giri, anche nelle marce alte, perché appunto le velocità sono fotoniche e il risultato è che siete sempre al limite di questo motore, e anche questo che oltre alla docilità e alla linearità della sua erogazione fa sì che quando spalancate il gas non avete il cambio di passo, lo strattonamento che magari potrebbe avere in prima o in seconda se lo usaste in un kartodromo, ma avete una spinta che cresce costantemente, e questo con gomme da pista significa anche che vi ritrovate a ribaltare il gas a fondo corsa praticamente appena arrivati alla corda, senza neanche troppe difficoltà, qualcosa che sulle maxi di oggi bisogna avere dei peli sullo stomaco intrecciati con tipo i rasta che fanno tre giri di pista solo loro, e invece qui bam, gas pieno subito. È vero, la gran goduria di questa moto che è zero elettronica, tanto gas. Ovviamente noi avevamo delle gomme da pista in mescola adatta all'uso tra i cordoli, ma gas, tanto gas pieno. Io penso di non aver mai girato il Mugello stando a gas full così tanto come abbiamo fatto oggi con questa nemmeno io. Come non ho mai passato degli ingarellamenti con te in pista come quelli che abbiamo fatto oggi, perché con un po' di malizia, senza stare a badare troppo al tempo, ce la siamo spassata anche a fare un po' di porcatine l'un con l'altro, delle scie, saluti, insulti, esatto, sul rettilino, quelle cose che dicevamo prima. Ora però vorrei dire un po' le cose che mi sono piaciute di più di questa versione da trofeo, che va un pochino di più, abbiamo visto nei nostri, tra l'altro, sul dritto va un pochino di più. Diciamo che la R7 di serie riesce a tenere la scia di quella trofeo, ma senza le due scie quella trofeo se ne va, guadagna 4-5 km orari di velocità di punta, abbiamo visto che non sono pochi alla fine, e la trofeo se prende la scia della R7 la buca e se ne va. Sì. Ma non è questo quello che volevo dire che mi è piaciuto di più della trofeo, piuttosto quello che mi ha fatto veramente godere è come, pur non cambiando lo stile di guida, pur non essendo una rivoluzione come a volte capita tra la moto di serie e la moto da pista, esalta proprio quel lato affilato dell'R7 di serie, con un assetto più sostenuto, tanto più sostegno al posteriore, l'avantreno più alto che è un po' più difficile da interpretare, ma che poi alla fine vi dà tanto grip da sfruttare all'anteriore, non che lì manchi, ma qui probabilmente il limite è ancora un po' più alto. E al contrario, l'unica roba che mi ha sorpreso di entrambe le moto, ma tu l'hai notato ancora più di me, lo so bene, è che l'R7 in generale, ma l'R7 a trofeo, non è così agile come ci si potrebbe aspettare. Sì, io penso che sia dovuto comunque al fatto che qui abbiamo sospensioni più sostenute, il mono solleva un po' il posteriore. Avevo visto che anche il setup della forcella prevede delle piastre di sterzo un po' posizionate più in alto rispetto alla moto di serie, quindi l'idea è giusta, perché comunque sulla moto da corsa si tende a usare di più i freni, a dare più gas e quindi a far sedere di più la moto e a farla accucciare di più davantreno. Però questo dà anche come rovescio della medaglia il fatto che magari nei cambi di direzione, soprattutto quelli eseguiti a gran velocità, come ad esempio qui alla Biondetti o anche alla Casanova Savelli, c'è da fare un pochino più di fatica per portare la R7 da trofeo da una parte all'altra della piega rispetto a quella standard, che invece un pochino più morbida, un pochino più malleabile, si lascia sbatacchiare più agilmente da una parte all'altra. È vero, però io in realtà alla fine questa cosa l'ho apprezzata. Io mi aspettavo, sempre nell'ottica iniziale della motoretta entry level, mi aspettavo una moto che
aggredisse le corde troppo velocemente, che tendesse ad avvitarsi su se stessa all'interno delle curve, che richiedesse di resettare i parametri di guida rispetto a moto con motori più prestanti, anche solo una 600 Super Sport di qualche anno fa. In realtà lo stile di guida è praticamente lo stesso, anche in termini di lavoro su manubri e pedane, cambia magari qualche traiettoria per privilegiare lo scorrimento e la velocità di percorrenza, che qui è veramente altissima. Senti, prima di chiudere, Lore, di questa esperienza che abbiamo fatto al Mugello con l'R7, abbiamo detto il rettilineo che non finisce più e compagnia bella, però lasciami parlare della figata delle staccate. Cazzo, c'hai ragione. Con queste R7 staccavi 50, 60 metri, anche 70 metri più tardi di dove lo facevano quelli con le 1000. Perciò c'era anche una bella soddisfazione. Oggi abbiamo girato nei turni di prove libere e c'erano quelli che sul rettilineo ci passavano sopra le orecchie e noi arrivavamo alla staccata qua in fondo alla San Donato, dove loro dovevano gestire le impennate, erano lì tutti, noi arrivavamo gas, mentre loro avevano già cominciato a frenare, noi ancora 2-3 secondi di gas pieno. Esatto. E poi comunque questa moto non frena male, dai, no, devo assolutamente essere sincero, no, perché comunque abbiamo sempre un po' criticato gli impianti Yamaha, non perché non vadano bene, ma perché avevano qualcosa in meno rispetto ai migliori Brembo delle migliori avversarie. Però su questa R7 si sono comportate molto bene. Vabbè, ovviamente le velocità e le potenze da gestire sono molto più basse, quindi il lavoro è anche più semplice. Però lasciami dire che la soddisfazione che ci siamo tolti oggi sverniciando le orecchie a molta gente con moto grosse in staccata è una di quelle cose che mi hanno fatto avere un bel sorriso a fine giornata. Sì, e che ci porteremo dietro. Aggiungo solo che a parità di pompa Brembo, dischi e pinze, la R7 Trofeo frena un po' meglio grazie ai tubi in treccia e secondo me tanto anche grazie all'assetto diverso, esatto, che ha sull'avantreno. Per chiudere, veramente io voglio fare solo un appunto alla R7 Trofeo, che probabilmente avremmo potuto aggirare avendo un po' più di tempo e magari un tecnico sospensionista con noi, e riguarda una certa vibrazione sull'anteriore quando si iniziava ad andare veramente forte negli ingressi, o meglio nelle percorrenze delle S a gas chiuso, un po' una vibrazione davanti che abbiamo smorzato ammorbidendo un po' l'assetto all'avantreno, che devo dire che all'inizio toglieva fiducia, ma poi alla fine, dopo qualche curva passata tremolando e capendo che il grip poi non mancava mai, si poteva tranquillamente continuare a lanciarsi dentro a velocità altissima. Smettila, sta qua una pantomima e lo sappiamo, perché tu volevi fare il figo, volevi tirartela, volevi dire che avevi provato un po' di chattering, come diceva sempre il leggendario Max Biaggi. Guarda, per anni lui io aveva non mi voglio assolutamente mettere nei tu panni. Tu adesso vuoi mettere non mi voglio assolutamente Max mettere Biaggi, nei panni che di Max hai trovato Biaggi. Il chattering su una moto, però, dillo, hai trovato il chattering. Io non sono Biaggi, non sono nessuno, però c'è un po' di chattering. C'era un pochino di chattering su questo trofeo da girare. Sai, c'è tanto grip, telaio stradale, tubolare in acciaio, magari flette un pochino, vibrazione, grande, risonanza. Max, scusalo, Max. Ah no, scusa, lui è lui che ha fatto il tuo nome, Max. Cioè, cerchiamo di capirci. Non è degno di se devi dire qualcosa a qualcuno, non è degno di sentire il chattering. Citofonare Berzi. Citofonare Berzi, è il numero 12. E pronto? Berzi. Molto bene, amici di Superbike Italia, per la prova della Yamaha R7 e R7 GYTR da trofeo è tutto. Noi come sempre vi invitiamo a mettere like qui sotto se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, fondamentale per vedere tutti i nostri video, e non ci resta che darvi appuntamento dunque alla settimana prossima sui nostri social, sulla rivista. Ma facciamo dove un speciale volete sulle Umbrella Girl che sto proponendo da tempo, che facciamo un test. Ma è che provarle è un problema perché devono essere consenzienti. E quindi a te la vedo male. E con questa terribile notizia noi ci vediamo la settimana prossima.